Veniamo ora alle novità dell'arte di Caravaggio, che sono parecchie. Eh, dopo un primo periodo in cui eh, ha assimilato l'arte e la pittura veneta, eh, quindi la pittura eh, tonale, eh, a un certo punto assume anche le esperienze che erano state fatte sulle osservazioni della luce dai Leonardeschi. Per esempio, questo bellissimo dipinto che avete davanti, che si intitola Riposo durante la fuga in Egitto del 1597, è un esempio proprio del Caravaggio eh, vicino alla scuola veneta, con questi passaggi molto morbidi di colore e anche con gli esperimenti sulla luce che si vedono nel viso della Madonna e del bambino e soprattutto nell'angelo che Prende in mano un violino e sta suonando una musica, una musica eh, che viene sorretta da, eh, da Giuseppe. Eh, fra l'altro, eh, questa musica è particolarissima perché, praticamente, in questo spartito, questo spartito musicale è stato poi ricostruito e si è risalito anche all'autore, per cui è una musica vera con uno spartito eh, vero. Non so perché, ma questo dipinto mi ricorda alcune sponde dell'Adda e può anche darsi che ci sia in Caravaggio questa memoria perché alla fine era di queste parti. Mi piace moltissimo anche la fiaschetta di vino che si vede ai piedi di San Giuseppe e l'occhio che spunta dell'asinello che si nasconde dietro la pianta in autunno. Il centro del suo lavoro è la luce, ma non quella naturale, quella eh, realizzata da fonti di luce artificiali, lampade, olio, candele, oppure riflessa e modellata attraverso gli specchi e i panneggi. Il vostro libro di testo a pagina 272 vi... Descrive esattamente la tecnica di caravaggio. Nel suo studio di Roma aveva queste pareti scure e poi probabilmente un foro dal quale entrava la luce riflessa del sole dall'esterno, ma una luce radente, cioè di sbieco da a destra o da sinistra. Eh, questa luce veniva modellata attraverso una serie di specchi e eh, lui eh, utilizzava tre tipi di specchi, uno specchio concavo, uno specchio convesso e uno specchio piano. Eh, lo possiamo sapere anche dal dipinto eh, che si intitola Bacco e vediamo in questo dipinto un ragazzo probabilmente un suo, un suo modello oppure lui stesso che prende in mano un bicchiere eh, di vino con apparentemente la mano sinistra mentre probabilmente era con la mano destra ma riflesso e dipinto dal da uno specchio praticamente caravaggio Rappresenta gli uomini e le situazioni del proprio tempo, la realtà dei borghi degradati, la povertà, il malaffare, la prostituzione, il gioco d'azzardo, tutto quello che accade nella Roma della fine del Cinquecento. Eh, Avendo anche assimilato le novità, della pittura, della controriforma e le indicazioni dei gesuiti, elimina qualsiasi particolare dall'ambiente per concentrare la sua attenzione sui gesti e sulle situazioni umane. Ma eh, questo tipo di Uh, attività di eliminare appunto tutto quanto riguarda uh, l'ambiente per concentrarsi sul, sugli esseri umani e sui gesti va nella direzione però del massimo del realismo e quindi del più possibile della verità uh, storica ecco non tanto uh, i suoi personaggi non sono idealizzati sono estremamente realistici quindi i suoi personaggi sono sempre in una condizione molto ma molto concreta, molto molto realistica e sono, i loro gesti sono accentuati dalla luce radente. Cioè che tipo di luce è? È una luce obliqua e intensa che viene dal lato e che sfiora le persone in un ambiente spesso in penombra oppure buio. La sua tecnica artistica non ha eguali all'epoca, perché lavora principalmente in uno studio che ha pareti grigio scure per assorbire tutta la luce e non farla riflettere. Prepara le sue tele con un fondo scuro sul quale poi aggiunge successivamente le mezze tinte e le pennellate chiare. Eh, modella la luce proveniente dalla finestra con dei panni appesi. Spesso e volentieri utilizza nel suo studio delle eh, dei manichini o delle statue, fra virgolette, in Creta, che poi lui veste per poter eh, lavorare con maggiore certezza rispetto all'effetto e alla composizione. La conversione di San Matteo, eh, quest'opera che si trova nella cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi, eh, un'opera commissionata dal cardinale Maria del Monte, eh, è una delle opere più significative di eh, Caravaggio. è anche un'opera che necessita di grande concentrazione per poter capire eh, che cosa rappresenta. Infatti eh, ha alcuni lati misteriosi. All'apparenza abbiamo oh, un gruppo di ragazzi, un gruppo di giovanissimi eh, con maniche a sbuffo, corpetto, spade, armati con cappelli con la piuma che eh, sono assembrati, c'è un assembramento in una specie di locanda. Uno di questi, praticamente nel, quasi a livello centrale, è seduto su una panca eh, a cavalcioni su una panca, un altro invece verso sinistra sta contando dei soldi, poi abbiamo una figura in secondo piano eh, che eh, è, sé, è attento e ha in mano un, un paio di occhialini per osservare meglio, e a un certo punto eh, nel centro eh, della tavolata eh, c'è un uomo che eh, praticamente fa un segno su se stesso. Eh, che cosa possono rappresentare? Potrebbero rappresentare praticamente dei, eh, delle persone che stanno facendo degli affari oppure dei bari o stanno giocando o stanno giocando a ad dadi, insomma, qualsiasi cosa potessero fare, stanno eh, contando e eh, ehm, lavorando con i soldi. A un certo punto, eh, sulla sinistra entrano due altri personaggi, eh, uno sul davanti a piedi nudi e un secondo invece con un eh, braccio teso che indica una persona. Dalla finestra sopra, soprastante, la porta d'ingresso, quella che noi possiamo considerare forse una porta d'ingresso, cioè, eh, entra una luce sulla Destra che illumina poi tutti i volti dei personaggi che sono seduti o in piedi al tavolo. Eh, poi c'è una seconda finestra impolverata aperta ma eh, che sembra. Uh, assolutamente chiusa con gli scuri esterni probabilmente scuri questa è una finestra appunto impolverata lo si vede anche proprio dai vetri che sono opachi e che emanano proprio un alone di polvere ma chi sono i ragazzi giovani con queste maniche a sbuffo guardandoli così sono degli adolescenti che eh, in realtà sono Uh, pagi ma anche guardie del corpo della persona centrale uh, del tavolo uh, quindi uh, possiamo ben vedere che probabilmente questi ragazzi uh, così vestivano queste guardie del corpo così si vestivano nella uh, Roma del tardo 500 uh, ma chi è San Matteo L'ipotesi è ancora il vaglio degli esperti. All'apparenza, noi vediamo questo signore barbuto che praticamente sta rivolgendo la sua mano verso se stesso: potrebbe essere eh, questo signore sui 30-40 anni che appunto rivolge la mano verso se stesso. Potrebbe anche invece indicare il ragazzo che sta contando i soldi. Eh, noi sappiamo che San Matteo era eh, uno che riscuoteva le tasse. Matteo viene indicato come colui che a Cafarnao riscuoteva appunto le tasse degli, degli altri per, per il governo eh, centrale e per, per i romani quindi era particolarmente eh, odiato e eh, praticamente la, eh, nei Vangeli si dice che all'ingresso di Gesù Cristo Gesù eh, dicesse proprio a Matteo Seguimi, lascia tutto quello che hai e prendi tutto quello che hai e, e seguimi. E allora qui la cosa si fa interessante. Chi potrebbe essere Gesù? E chiaramente non è la persona in piedi che vediamo in primo piano, ma esattamente la persona che sta dietro e la riconosciamo perché ha proprio una leggerissima, proprio quasi invisibile, aureola. E fa un gesto che noi abbiamo già visto, che è ripreso esattamente da uh, Michelangelo, cioè quando uh, Dio crea l'uomo, no? E quindi con questo gesto uh, praticamente Gesù chiama Matteo a seguirlo. Quindi viene ritratto il momento della cosiddetta chiamata. Ma ora guardiamo l'ambiente, l'ambiente è polveroso, vuoto, senza orpelli, probabilmente potrebbe anche essere un'osteria, abbiamo anche una specie di sedia in penombra tipo quelle Fratino, insomma un ambiente eh, certamente non eh, lindo e pulito, eh, lo vediamo anche dai muri fumosi, dalla polvere che si è depositata nelle, eh, sulle finestre. Eh, quindi diciamo un ambiente che potrebbe essere eh, pieno di peccato, fra virgolette. Allora che cosa succede? Succede che la luce di gra della grazia che accompagna Gesù, eh, la luce della grazia penetra e praticamente illumina e eh, riscatta eh, la persona eh, che, anche se è peccatore, da un momento all'altro, seguendo le orme del Signore eh, naturalmente cambia vita completamente. Quindi è proprio una, un legame con, con il concetto di eh, grazia, che è un concetto eh, che era sviluppato dagli ambienti più vicini alla riforma protestante. E infatti uno dei temi della riforma protestante è un conflitto che ha con la Chiesa riguardante proprio la questione delle opere, vale a dire che eh, per la Chiesa cattolica sono eh, le opere che qualificano il cristiano, per la Chiesa protestante invece è la fede. In questo caso vediamo che eh, praticamente Caravaggio va più verso la, la questione della grazia vale, va più verso le idee dei protestanti che non dei cattolici, vale a dire non importa se tu hai peccato, non importa se hai fatto delle cose disonorevoli, eccetera, puoi a un certo punto, eh, perché sei predestinato dal Signore, perché Ges Gesù ti ha scelto, puoi a un certo punto risvegliarti nella grazia e seguendo il Signore essere salvato. Eh, la composizione è come tagliata in due dalla, dallo stipite della finestra, eh, dal, dall'imposta praticamente che eh, coincide esattamente con l'angolo eh, del. Dello sgabello sul quale è seduto il personaggio in primo piano. Eh, poi abbiamo eh, da una parte una composizione ovale degli sguardi e delle figure eh, giovanili sulla sinistra e eh, le due figure in verticale eh, che sono sulla, sulla destra anche dal punto di vista della composizione eh, chiaramente c'è um, un gioco Uh, di vuoti e di pieni, eh, magistrale insomma, dove praticamente la prima parte del quadro è giocata sulle verticali e sulle orizzontali, la seconda parte della, della composizione invece va verso eh, gli ovali e, 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 i e i vuoti e il buio. I colori sono i bianchi, gli ocra, le terre. Uh, Tutti i tipi di terre e poi uh, ogni tanto qualche punta di verde, ma soprattutto i rossi.